Allora, il 31 marzo proviamo a ripartire con tutte le lotte e tutti i movimenti, perché questo governo continua a dire in tutta Europa che in Italia può fare quello che vuole, tagliare le pensioni, abolire l'articolo 18, distruggere i beni comuni, perché in Italia non ci, la gente non protesta, accetta. Ecco, il 31 cominciamo a dimostrare che non è vero così e facciamo una manifestazione che va nella sede vera del potere di Monti, che non è il Parlamento, va alla sede vera che dà la fiducia a questo governo, che è Piazza Affari, che sono le banche, che sono la finanza, che sono quelli che, diciamo così, decidono delle... hanno imposto questo tipo di governo come un governo di loro fiducia. Quindi il 31 ripartiamo su questo. Per quanto riguarda la CGIL, ritengo che le risposte che dà non siano adeguate e sufficienti. Non si può fare lo sciopero alla fine di maggio. Tra l'altro, a pensar male si fa peccato, come diceva Andreotti, ma ci si prende. Guarda caso, tutte queste cose rischiano di far saltare le amministrative, per cui alle amministrative non si parla di articolo 18, anzi si dice che tutti lo vogliono difendere. Poi, passato il voto delle amministrative, ci tolgono l'articolo 18. Bisogna fare prima lo sciopero e la manifestazione. Scendiamo in piazza il 31 proprio perché pensiamo che bisogna cominciare a dare risposte subito. L'attacco all'articolo 18 è un attacco drammatico al mondo del lavoro, perché cancella il potere e le libertà in quella parte del mondo del lavoro che ancora le ha. E quindi estende la condizione di precario a tutto il mondo del lavoro, per cui non c'è più la possibilità, se passa questo disegno, di superare la condizione di precario, perché sono tutti precari, quindi si crea una condizione di andamento a ribasso per tutto il mondo del lavoro. Quindi noi bisogna difendere l'articolo 18, estenderlo, e per quanto riguarda i precari bisogna da un lato cambiare davvero le leggi, non come fa il governo che oggi sostanzialmente mantiene tutto com'è, e dall'altro bisogna costruire attraverso la fiscalità generale, non attraverso il sistema assicurativo, i fondi come vuol fare il governo, cioè attraverso le tasse ai ricchi bisogna finanziare un reddito per i disoccupati, per i giovani disoccupati, per i disoccupati, un reddito di cittadinanza finanziato con una tassa sui patrimoni dei ricchi. Credo che questa sarebbe una risposta tecnicamente possibile, naturalmente è chiaro che i ricchi non la vogliono pagare, quindi se non ci arrabbiamo non lo fanno. Quindi la lotta al precariato parte dalla difesa e dall'estensione dell'articolo 18 e dalla messa in discussione dei contratti precari così come sono oggi e dall'estensione del reddito.